piccoli artisti, bentornati alla Bottega dei Pennelli. Benvenuti alla seconda puntata dedicata alla conoscenza dei pennelli. Se ti sei perso la puntata precedente, clicca sul link qui accanto o in descrizione. Siete pronti? Pennelli alla mano, pronti e via! Eccoci qua! Oggi conosceremo un nuovo pennello, il pennello piatto. Si chiama piatto per la forma delle setole. È un pennello molto facile da gestire e da controllare, grazie alla sua forma. Questo pennello è molto comune soprattutto nelle scuole. Come tutti i pennelli, esistono a setola morbida e a setola dura. Lo potete trovare di diverse dimensioni. Solitamente lo si trova in pelo sintetico, ma esiste anche in pelo di animale. Esistono pennelli a manico grosso, adatto per le scuole dell'infanzia. L'impugnatura grossa aiuta a una più facile presa. Più le setole sono morbide, più eviterete il segno della riga del colore sulla superficie da dipingere. Mi piace chiamarlo pennello da battaglia perché è uno di quei pennelli che si può utilizzare con colore, colla, gesso e altri materiali che potrebbero rovinare le altre forme dei pennelli. Il suo utilizzo è adatto su diversi materiali come tela, legno, cartoncino, polistirolo. La sua forma aiuta a distribuire colore facilmente su grosse superfici, come ad esempio per fare un fondo iniziale su cui poi aggiungere dettagli utilizzando altri pennelli. Se dovete fare il cielo, lo sfondo del mare, colorare una montagna, le mura di un castello, questo pennello è adatto al lavoro. Avete una bella cornice o un portagioie da colorare? Questo pennello fa il caso vostro. Potete usarlo anche per colorare il bordo delle tele, per evitare di incorniciare i quadri. Ora proveremo a usare questo pennello con l'acrilico. Mettiamo un po' di colore nel piattino. Ecco l'effetto del pennello piatto a setole dure a pennello asciutto. Adesso proveremo il pennello piatto a setole dure a pennello bagnato. Aggiungiamo un altro colore nel piattino. Adesso proveremo a utilizzare il pennello piatto a setole morbide da asciutto. Adesso proveremo a utilizzare il pennello a setole morbide da bagnato. Bene, abbiamo finito anche oggi il secondo appuntamento sulla conoscenza dei pennelli.
spero che sia stato utile a tutti voi, piccoli grandi artisti. Ci vediamo al prossimo appuntamento per conoscere un nuovo tipo di pennello. Se ti è piaciuto questo video e hai piacere di rimanere aggiornato, ti invitiamo a mettere il like al video e a iscriverti al nostro canale. Questo ci aiuterà a crescere e a offrirvi nuovi contenuti. Ciao, alla prossima!